Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo Vlogmas. Guardate un po' in quanti siamo oggi. Siamo tutte riunite, compresi i miei bambini, tutte femmine tranne loro, poverini, gli unici maschi si trovano sempre loro, perché oggi prepariamo le cartellate pugliesi. Quindi cerchiamo io e mia sorella ogni anno. Dov'è mia sorella? L'ho persa laggiù. Ogni anno di ritrovarci prima delle feste, cioè prima di Natale, per fare le cartellate, perché sia a me che a lei ci piacciono un sacco. Allora, prima però di iniziare a preparare l'impasto delle cartellate e tutto il resto, dobbiamo fare merenda. Allora, Aurora, dov'è? Là, quella lì con la maglia bianca, ha preparato le crepe. Abbiamo comprato un po' di Nutelle diverse, quindi adesso vi faccio vedere le Nutelle che abbiamo comprato e ci mangiamo le crepe e poi iniziamo a fare le cartellate. Allora, le Nutelle che abbiamo preso sono questa qua, crema mou, con scaglie caramellate, poi questa qua con scaglie di cocco, questa è super mega buona, l'abbiamo già mangiata, crema alle nocciole con la granella di nocciola, anche questa è super mega buona, e poi c'è questa qua, crema al latte e nocciole, quindi è alle nocciole ma bianca, e quindi adesso niente, ci prepariamo le crepe e poi iniziamo a preparare il resto. Allora, gli ingredienti appunto che ci serviranno per le cartellate sono 500 g di farina, 40 g di olio di oliva, se è quello pugliese ancora meglio, e 150 ml di vino bianco. Allora, io vado a mettere la farina, poi l'olio e poi per finire il vino e vado a impastare tutto con il mio Simil Bimby. La quantità di vino dovete farla un pochettino anche a occhio, perché in realtà io ne ho messo 150, ma era poi un pochettino troppo morbido. Quindi va un po' ad occhio, l'impasto deve essere un po' più asciutto rispetto a quello che ho fatto io. Comunque vi regolate poi, comunque impastandolo anche a mano vi renderete poi conto che non potete poi fare le figurine, diciamo, o comunque dare la forma delle roselline alle nostre cartellate, perché poi se l'impasto è troppo morbido scendono giù. Comunque io con questa ricetta alla fine sono venute con un po' di difficoltà, ma sono venute bene. Comunque faccio impastare i miei ingredienti e poi lascio riposare l'impasto all'incirca 30 minuti. Allora, tutti all'opera. Ci siamo messi a dividere l'impasto in palline, così almeno era più comodo poi per passarle con la nonna papera. Quella macchinetta mi è stata regalata da tata, che ringrazio. Ogni anno che faccio le cartellate o quando capita il periodo delle bugie che la uso, mi viene sempre in mente che comunque me l'ha regalata lei, mi fa sempre molto piacere comunque usarla e ricordarlo. Allora, comunque abbiamo diviso l'impasto in palline e le facciamo riposare sotto il telo così non si seccano. Nel frattempo, Andri gira un po' la manovella. Aurora le lancia sul tavolo. Giada e io le tagliamo. Mia sorella le inizia ad assemblare. Cioè, siamo veramente una fabbrica di cartellate. Peccato che alla fine ci rendiamo conto che ne abbiamo fatte un po' pochine. Però non importa, è giusto per sentire il sapore e il ricordo del Natale con queste cartellate. È veramente molto carino. Allora, sono veramente semplici da fare, bisogna prendere soltanto un po' di manualità. Allora, le nostre non sono perfette, non sono bellissime, però a noi ci piacciono e quindi vanno benissimo così. Se avete qualche consiglio di come farle in un modo migliore, io accetto sempre i vostri consigli. Allora, qui è Giada che veramente è quella che le fa meglio tra tutte, e infatti ha iniziato lei a farle appunto insieme a mia sorella. E niente, allora Giada le fa, poi ogni tanto capitano i cambi turni di chi deve girare la manovella, quindi un po' Stella, poi tocca ad Aurora, poi tocca a Andri, poi a un certo punto arriverà anche Mirko che ci degnerà della sua presenza perché era indaffarato, stava sistemando lo zaino e le cose per la scuola che erano un po' rimaste indietro e siccome a lui non è che piace molto sporcarsi le mani, aspetta sempre fino all'ultimo per farsi vivo. E comunque, girando la manovella, appiattiamo il nostro impasto fino alla misura 5 abbiamo usato noi. Per chi non lo sapesse, magari bisogna partire dalla misura numero 1, quindi dal più grande andando a scendere, cioè andando a stringere sempre di più la manovella, quindi 1, poi 2, poi 3, poi 4, fino alla misura 5 appunto che abbiamo usato noi. E vi consiglio di non scattare subito dall'1 al 5, anche perché si potrebbe rovinare il tutto e quindi si strapperebbe poi l'impasto.
Sono andata a mettere un po' d'olio dentro la rotellina perché non girava bene, però con un pochettino d'olio nel meccanismo scivola una meraviglia. E niente, appunto, vado a tagliare tutte queste cartellate mano a mano che le stendono e poi le andiamo a preparare. La rotellina è quella lì super dentata, cercavo l'anno scorso, la cercavo ovunque, non sono riuscita a trovarla, ne avevo comprata un'altra che sinceramente non mi soddisfaceva e quest'anno l'ho trovata a 1 euro, super dentata come avete visto all'inizio e l'ho acquistata subito e infatti eccola qua che noi la utilizziamo appunto per fare queste cosine qui. Andiamo a scaldare dell'olio per friggere e poi andiamo a mettere le nostre cartellate appunto a cuocere. Ne mettiamo poche alla volta perché altrimenti il calore, la temperatura dell'olio si abbassa velocemente e non si riescono a cuocere.
Scusatemi, si inceppa la lingua oggi. Cuociono molto in fretta, quindi fate attenzione a non farle diventare troppo scure, altrimenti prenderanno un sapore amaro e non è buono, ve lo posso assicurare. Allora, dopo averle cotte, averle fatte sgocciolare un pochettino su carta assorbente, andiamo a prendere il nostro mosto cotto e lo andiamo a mettere in un contenitore dove andiamo a ricoprire completamente le nostre cartellate. Guardate che delizia! Viene fame. Ogni volta che le guardo mi viene voglia di mangiarle. Se non vi piace il mosto cotto, potete comunque decorare le vostre cartellate con il miele. Noi qui le abbiamo fatte qualcuno col miele perché i bambini non gradiscono molto il mosto. E quindi le abbiamo ricoperte con un po' di miele e poi con degli zuccherini colorati che fanno veramente il Natale. E anche queste vi posso dire che sono molto buone. Ecco qua, allora, le nostre cartellate sono pronte dopo che abbiamo impasticciato tutta la cucina, quindi io con queste immagini qui vi saluto e vi do appuntamento domani al prossimo Vlogmas. Ciao!